del VCO chiederà lo stato di emergenza il presidente Lincio invita i sindaci a mappare e comunicare i danni subiti si lavora per tornare alla normalità dopo il nubifragio ieri una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco a riaperta per i mezzi di servizio ai pedoni la strada che da San Domenico di Varzo scende a Ponte Campo. pomeriggio speciale alla Lucciola di Villa Dossola i ragazzi dell'Anfas si sono raccontati al pubblico un'idea di Sara Zaretti Iniziati i lavori per preparare il circuito, quest'anno per la prima volta il palio degli asini di Ferragosto a Premosello sarà su terra. Musica in quota dopo i Boira Fusca a Ciamporino, domani Quintetto Bislacco a Foppiano e a Ferragosto su Viciozuro TV. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura ancora il maltempo che ieri ha flagellato il VCO. La provincia chiederà lo stato di emergenza. Il presidente Lincio invita i sindaci a una mappatura e a quantificare i danni. Dalla regione Piemonte, invece, la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità. La provincia del VCO chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza a seguito degli eventi legati al forte maltempo di ieri. La comunicazione diffusa a tutti i comuni del Verbano Cusiossola arriva dal presidente Arturo Lincio. Lincio, ai fini della procedura, chiede di comunicare agli uffici provinciali con la massima urgenza, elenco e quantificazione dei danni subiti nei rispettivi territori comunali. La Regione Piemonte chiederà invece al governo lo stato di calamità, lo riferisce l'assessore alla protezione civile Marco Gabusi. Dice che le aree più colpite. Al momento risultano la provincia di Torino, il Nord Astigiano, il Cuneese e il VCO. Ho già preannunciato la nostra richiesta al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale che si è reso disponibile ad esaminare subito la situazione del Piemonte di Chiara Gabusi. Intanto nuove paurose immagini ci sono giunte oggi dalle telecamere di sicurezza dell'antica farmacia di Suna. Gli occhi elettronici hanno ripreso, la caduta degli alberi sul lungo lago spazzato da un fortissimo vento, accompagnato a pioggia battente. Solo poco prima il passaggio di un'auto. Fortunatamente nel momento della caduta dell'albero la strada era sgombra. E sono di oggi anche gli interventi degli onorevoli Mirella Cristina, Forza Italia ed Enrico Borghi, PD. Cristina torna sulla richiesta da Torino spiegando che la Regione Piemonte sta mappando i territori della regione, compreso il VCO, attraverso la raccolta dati della Protezione Civile di Torino in collaborazione con i coordinamenti territoriali, da cui l'invito a una mappatura da parte dei sindaci a mettersi in contatto con la protezione civile. I privati invece. Potranno inoltrare la richiesta dei danni subiti al seguito dell'evento naturale documentata da foto ai sindaci dei comuni dove sono presenti gli immobili. Le aziende agricole entro dieci giorni dall'evento dovranno documentare e presentare la propria segnalazione di danno alla produzione e alle strutture direttamente alla Regione Piemonte, comparto agricoltura, aggiunge Cristina. L'onorevole Borghi, trattenuto a Roma dalla crisi di governo, ha contattato i sindaci dei comuni maggiormente colpiti: Verbania, Varzo, Formazza e Baveno, manifestando. Stando particolare vicinanza e disponibilità per ogni azione istituzionale parlamentare che si dovesse rendere necessaria per ogni necessità della comunità locale colpita dal maltempo. E dicevamo si torna lentamente alla normalità nelle aree più colpite, in particolare Verbania e Baveno. Gli interventi sono ripartiti alle prime luci dell'alba, è ancora chiuso ma riaprirà almeno in parte il giorno di ferragosto il parco di Villa Tara. Sono ripresi questa mattina con le prime luci dell'alba i lavori per tornare il più possibile alla normalità dopo la tempesta che ieri in pochi minuti ha causato gravissimi danni. Una sessantina di interventi dei vigili del fuoco solo nella giornata di ieri, è il dato emerso questa mattina durante il comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito in prefettura e durante il quale si è fatto il punto sull'emergenza. A Verbania non si contano le piante abbattute, soprattutto sul lungolago di Pallanza di Suna, i tetti scoperchiati, i cartelli piegati, le auto danneggiate. La città Preso la normale attività dopo la terribile giornata di ieri, spiega il sindaco Silvia Marchionini. Le strade sono state tutte riaperte a parte via Vittorio Veneto, via Trieste e via Trento. Oltre 35 le situazioni monitorate tra alberi caduti, tetti pericolanti, scuole cittadine, prosegue il sindaco. La discarica di Santino, che era chiusa per ferie, è stata riaperta. Chiuso il parco di Villa Maioni per detriti anche in Eternit, arrivati dalla chiesa di Santa Rita. Da domani una ditta interverrà per la bonifica. Ci rialziamo ha concluso Marchionini ricordando che le iniziative del Ferragosto sono tutte confermate. È ancora chiuso Maria Piralmino in parte per il giorno di Ferragosto il parco di Villa Taranto. Il pericolo è stato maggiore rispetto al tornado del 2012, nonostante la velocità del vento sia stata inferiore, spiega il direttore Roberto Ferrari è accaduto a mezzogiorno quando il parco era pieno di gente. Abbiamo subito evacuato i giardini, spesso faticando a convincere le persone a uscire. Abbiamo rimborsato tutti i biglietti. Sono 22 le piante ad alto fusto tra i 15 e i 20 metri abbattute, ma prima di aprire è necessario verificare la staticità delle altre. Almeno una parte di giardino comunque sarà visitabile il giorno del 15 agosto. A Baveno, pesantemente colpita, la situazione sta tornando alla normalità, come spiega l'assessore Alessandro Monti. Le strade sono state quasi tutte liberate, sono tutte percorribili. Stiamo completando gli interventi nelle zone più periferiche. La situazione drammatica però è quella di Villa Fedora, spiega il parco è stato devastato attualmente dobbiamo tenerlo chiuso sono cadute circa 30 piante ma il problema è verificare la stabilità delle altre cercheremo almeno per ferragosto di liberare la zona del chiosco per permettere di accedervi dal fiume risolti anche i problemi di corrente elettrica e dell'acqua che da stasera dovrebbe tornare potabile ieri infatti era stata messa un'ordinanza per la bollitura dell'acqua questa mattina è ripartita la circolazione dei treni sulla linea Milano-Domodossola. Dalle 20.50 di ieri era stato reso utilizzabile il binario in direzione Milano e dalle 7.30 di oggi è stata riaperta in entrambe le direzioni. Alberi caduti sulla linea elettrica avevano infatti causato gravi danni. Gli addetti di Trenitalia avevano distribuito 2.700 kit di generi di conforto. Riconosciuto il rimborso integrale del biglietto per gli Eurositi, tutte le informazioni sul sito internet di Trenitalia. Danni anche nel parco del Sacromonte della Trinità di Gif e di Villa Bernocchia Premeno. Va detto che se la situazione è tornata così presto a una parvenza di normalità su tutto il territorio è merito di chi in queste ore si è speso senza sosta, vigili del fuoco, forze dell'ordine, polizia municipale, protezione civile, 118 operai comunali ma anche tanti semplici volontari che si sono rimboccati le maniche. Sgombero a tempo di record ed è stata riaperta ai mezzi di servizio la strada che da San Domenico di Varzo scende a Ponte Campo. Era stata invasa ieri mattina da una frana e sulla frana c'è Marcello Perugini insieme con il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti. Ci troviamo sulla frana che ieri ha interrotto il transito da San Domenico all'Alpe Velia. Ci troviamo con il sindaco Stefanetti, intervento immediato per quanto riguarda eh, diciamo, i, i lavori che permettono un passaggio per le emergenze, ma una situazione molto problematica vista anche il volume di questa frana. Sì, effettivamente ieri mattina precisamente alle 8:47, eh, tutto questo materiale è franato sul, dentro nell'alveo del rio dove, dove c'erano delle, delle briglie che abbiamo eh, collocato nel 2000 a seguito dell'alluvione del 2000 dove c'è questo ponte, è arrivata sul ponte, ha bloccato tutto il traffico e, e quindi tutte, tut, era tutto bloccato. Nel giro di una giornata siamo riusciti eh, con un intervento d'emergenza ad aprire una viabilità ovviamente per mezzi di servizio, per gente che ha bisogno di andare a lavorare su. E si può passare anche pedonalmente, tranquillamente, per andare all'Alpeveglia. La strada per l'Alpeveglia è in ottime condizioni, però qui abbiamo questa situazione alle spalle. Adesso fortunatamente si è messo a bel tempo, ma stiamo valutando che interventi effettuare. Sicuramente dovremmo chiedere un intervento da parte della Regione, perché questo è un alveo demaniale e dovremmo eh, verificare di quale sia il progetto per far sì che, che l'acqua, insomma, che questo, almeno queste briglie siano pulite. Sicuramente adesso dovremo, stiamo ancora completando l'intervento urgente che è quello di far defluire l'acqua eh, al di fuori del ponte in modo da evitare che ci sia adesso quel ristagno d'acqua sul ponte che però in questo momento è inevitabile, però è comunque consentito il transito dei veicoli quantomeno i fuoristrada. Adesso interesseremo il servizio regionale e dovremo fare dei progetti perché effettivamente questa è un'area eh, di interesse turistico notevole, c'è un transito, un passaggio di persone notevole per cui sicuramente il comune di Varso e anche gli enti superiori, in particolare la regione, avranno interesse di intervenire qui per far sì che ci sia una situazione di tranquillità come quella che è stata per questi 18 anni. Una comunicazione per gli escursionisti. Dopo le piogge abbondanti la pista che costeggia il lago di Devero non è transitabile perché il ponte del Rio della Valle è stato danneggiato. È vivamente sconsigliato al momento percorrere il giro del lago del Devero nel tratto che da Crampiolo porta a Piamboglio Alpe Forno. In ogni caso in questo periodo prestare sempre molta attenzione agli attraversamenti dei ria a causa dell'abbondante stamattina la riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura in vista delle festività di Ferragosto si è parlato però come anticipato anche del maltempo di ieri e dei danni provocati alla vigilia delle festività di Ferragosto, riunione questa mattina per il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica a Villa Taranto. Tavolo presieduto dal Viceprefetto Vicario Gaetano Losa. Hanno partecipato i vertici delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco e il Sindaco di Verbania Silvia Marchionini. Disposta un'intensificazione dei servizi di vigilanza generale e sulle acque del Lago Maggiore per i prossimi giorni. Nell'occasione, si è preso atto dell'operatività del nuovo mezzo nautico dei carabinieri, attivo da qualche giorno nello specchio d'acqua antistante Stresa. È stata decisa la prosecuzione dei servizi interforze, che vedono impegnati forze dell'ordine e polizia locale nelle aree centrali e nelle ore notturne del divertimento verbanese. Fatto il punto anche sui danni provocati dal nubifragio di ieri e monitorato fin da subito dalle forze di polizia e dagli uffici della prefettura, in continuo contatto con i sindaci dei comuni colpiti dall'evento calamitoso. L'ingegner Galfo per i vigili del fuoco ha rassicurato in merito alla conclusione di tutti gli interventi residui entro la giornata odierna. Il sindaco verbanese Silvia Marchionini ha riferito che al più presto, con Servicio, provvederà alla rimozione di tutte le ramaglie ancora rimaste sulle strade. Voltiamo pagina ieri giornata della solidarietà alla Luciola di Villa d'Ossola. La festa prosegue fino al 17 di agosto. In programma Ieri dibattiti, giochi, la premiazione dei campioni italiani del GSH Sempione 82 e un momento pubblico in collaborazione con Anfas, ideato da Sara Zaretti, in cui sono stati proprio i ragazzi a raccontarsi. E c'eravamo anche noi. Anche quest'anno, come ormai è tradizione, la lucciola eh, organizza e dedica degli spazi, dei dibattiti, dei momenti di incontro per riflettere un po' sul tema della disabilità. Quest'anno eh, sono stati i ragazzi ad essere letteralmente messi al centro del dibattito perché hanno raccontato un po' eh, di loro, delle loro esperienze e dei loro, delle loro emozioni. Quest'anno, anche su suggerimento di Sara Zaretti, abbiamo deciso di far parlare i ragazzi. E quindi c'è stato questo momento di eh, riflessione e dei mh, nostri ragazzi che hanno raccontato un po' di sé, quello che fanno, quello che piace loro fare, eh, stare in compagnia, e, insomma quello che fanno abitualmente tutti i giorni. Sara Zaretti, la mente, diciamo l'ideatrice di questo dibattito dove i ragazzi delle associazioni sono stati insomma messi al centro. Sì, sì perché sono, sono parte di tutto, quindi non c'è un perché. Ma come ti è venuta questa idea di far parlare i ragazzi? Oddio, allora non è stato facile perché non sapevo come poteva a, a risultare. Cioè senso. Però poi quando mi, mi ho parlato con mio nonno come idea gli è piaciuta e ha cominciato a, a parlare con Ottavia e ha fatto questa cosa L'obiettivo era un po' quello di far raccontare loro le emozioni come mi dicevi prima di farle aprire. Sì e cercare un modo di un modo loro di parlare di altro, dei amici, di quello che fanno, di queste cose. Sono partiti a Premosello Chiovende i lavori per la stesura della terra lungo il circuito cittadino del Paglio degli Asini in programma il 15 di agosto alle 17.15 la gara individuale a cronometro alle 18 il via alla corsa in linea. Fervano i preparativi per il paglio degli asini fissato per il ferragosto, il 15 agosto qui a Premosello, preparativi molto impegnativi possiamo dire perché quest'anno c'è la novità sindaco di tutta questa terra, oltre 120 cubi di terra che avete dovuto portare per la sicurezza diciamo, dei protagonisti della gara. Quest'anno Premosello si trasforma in una piccola Siena per il primo anno dopo... Diversi decenni siamo stati obbligati a riportare della terra vegetale su tutto lungo il percorso, un'opera direi molto molto importante ma che sta andando a buon fine perché abbiamo avuto una partecipazione di massa da parte di numerosissimi volontari di tutto il, il paese, dunque è un segno positivo per il nostro paese. Allora Presidente della Proloc, chiediamo innanzitutto come stanno andando i preparativi, al di là del lavoro siete pronti per Ferragosto, per il Paglio? Sì, noi siamo molto soddisfatti per il momento come sta andando la festa perché tutti nei giorni passati è andata molto bene e anche il palio, vediamo una grande partecipazione da parte della gente quindi siamo molto contenti di ricevere questo aiuto. Ci aspettiamo un palio diciamo bello. E al nostro fianco Fabio Trentani, vincitore del palio dello scorso anno. Questa novità della terra potrà incidere, eh, potrà favorire qualcuno o qualcun altro alla gara? Ma diciamo che i nostri somari, quelli che utilizziamo, sono ben abituati un po' a tutti i fondi, perché io solitamente tutto l'anno ho la mia pista, diciamo, e quindi correre su terra sono abbastanza abituati via. Ecco, toglimi una curiosità, quindi voi vi allenate tutto l'anno per questa gara? Noi sì, cioè, i somali li alleniamo tutto l'anno, so, poi andiamo in giro a fare qualche altra corsetta, in giro per l'Italia e si tira su quei due soldi per mantenere i somari tutto l'anno, via. E chi è il favorito quest'anno? Ma il favorito più o meno i soliti, diciamo, io ho il Somarello che viaggiotta e poi ce n'è un altro paio che sono buoni, via. Domani Borgoticino ha commemorato l'eccidio del 13 agosto del 44. 75 anni dopo l'amministrazione comunale guidata da Alessandro Marchese ha promosso una manifestazione per ricordare i fatti. Era domenica, molti uomini erano al circolo a giocare alle bocce o a carte. Attorno alle 16.30 l'incursione dei nazifascisti che hanno prelevato 13 di loro per fucilarli nella piazza principale del paese, quella che oggi porta il nome dei martiri. Uno di loro si salvò, cade a terra, ma non fu colpito, venne coperto dai corpi degli altri. Nella celebrazione odierna, prima la Messa, quindi il Cortea, c'erano sindaci dei comuni limitrofi, rappresentanti di associazioni combattentistiche e partigiani e testimoni di quei fatti. Al monumento di Piazza Martiri, a quello antistante le scuole elementari, sono state posate delle corone dall'oro, poi discorsi delle autorità e l'orazione tenuta da Antonella Braga, ricercatrice storica. Parliamo dei concerti di musica in quota note celtiche all'Alpe Ciamporino dove non sono mancate le danze. Domani invece l'appuntamento all è all'Alpe Foppiano con il quintetto bislacco parteci... partenza dell'escursione alle 9. Il concerto di domani sarà interamente ripreso dalle nostre telecamere e ve lo riproporremo su Vicio Azzurra TV nella giornata di Ferragosto. Cosa ci facevano un gruppo di scozzesi in Val di Vedro? Loro sono i Boira Fusca, protagonisti domenica scorsa di musica in quota. Concerto ai 2000 metri dell'Alpe Ciamporino. Tanti ospiti sono saliti a piedi da San Domenico. Un'ora e mezza circa di passeggiata con le guide di accompagnatour, durante la quale godere della verde natura circostante e fotografare panorami e abitanti della montagna. Giunti alla meta il saluto dell'organizzazione di musica in quota, per l'occasione anche il presidente Claudio Cottini vestiva il kilt, e dei padroni di casa, quindi il via alle danze. Già, perché il pubblico davvero non si è limitato ad ascoltare le note dei Boira Fusca, quintetto che attinge a piene mani dalla musica tradizionale scozzese ed irlandese, rivisitandola in chiave moderna. Diversi si sono scatenati sfoderando sorprendenti doti in un ballo non proprio usuale dalle nostre parti. Il background musicale dei Boy Rafusca è piuttosto eterogeneo e spazia dalla formazione classica al prog rock. Questa caratteristica permette loro di dare origine a vivaci melodie e a brani più introspettivi ed atmosfera, rimanendo tuttavia sempre fedeli alla matrice celtica che costituisce l'ossatura principale di tutte le composizioni. Brani che al numeroso pubblico radunato a Rifugio 2000 sono davvero piaciuti. Musica in quota prosegue domani, 14 agosto, con il concerto alle 11.30 all'Alpe Foppiano in Valle Antigorio. Partenza dell'escursione alle 9 dal parcheggio della chiesa di Viceno, protagonista il quintetto Bislacco, con una musica senza confini, un viaggio tra i mondi possibili, le culture, gli stili, le tradizioni contaminato dai riverenti GEX. Il comune di Crodo, visti pochi posti auto disponibili in quota, ha organizzato una navetta gratuita con partenza dal parcheggio in zona Alfenza tra Viceno e Cravegna, attiva dalle 9 per chi non vorrà o potrà partecipare all'escursione. Il concerto del quintetto Bislacco sarà interamente ripreso da Vicio Azzurra TV e riproposto come tradizione il giorno di Ferragosto. Sarà in onda il 15 agosto alle ore 12, alle 17.45 e ancora alle 20.00. 23.30 Ed ora il punto sui lavori di recupero della chiesa romanica di San Maurizio di Gravelluna Toce, l'occasione è stato un concerto di arpa che si è tenuto proprio all'interno dell'edificio sacro. Una notte di San Lorenzo un po' diversa dalla solita Gravenano Tocce nella chiesa di San Maurizio. Un concerto di arpa ma anche l'occasione per fare un po' il punto sui lavori di restauro di questo straordinario monumento. Dottoressa Poletti. Sì, eh, certamente. Per noi queste sono occasioni importanti per sensibilizzare e anche fare raccolta fondi perché ogni, ogni piccolo contributo è una goccia che Viene a, a costruire quello che è poi il necessario per provvedere ai restauri. Eh, I lavori stanno procedendo eh, a livello progettuale, siamo in fase di progettazione esecutiva e eh, con l'autunno, dopo la festa di San Maurizio, si conta di mettere mano ai primi lavori che saranno quelli di ispezione del tetto, quindi eh, di rimozione della, delle, degli assiti mh, messi in epoche recenti per verificare eh, la. la Condizioni della copertura tradizionale in piode e dopo di che eh, i lavori da fare sono molti, ma questo è il primo passo, quindi noi contiamo, eh, continuiamo ad essere fiduciosi e vediamo che anche la gente ci mh, conforta nel mostrare interesse per questa Chiesa per poter arrivare a festeggiare il millenario nel 2023 eh, con, eh, non diciamo tutti per scaramanzia, ma almeno una parte dei lavori di restauro eseguiti. Calcio protagonista della pagina sportiva sono stati resi noti i calendari del prossimo eh, campionato di Serie D. Vediamo dove esordirà il Verbania. 1 settembre ore 15, Verbagna-Ligorna. Così contro una compagine Ligure, giunta quarta lo scorso anno nello stesso girone, comincia il campionato del Verbagna di Serie D. Da ieri disponibili anche gli abbonamenti, si va dalla Serie Gold, Tribuna VIPA 250 euro, alla Serie Silver, 15 partite di Tribuna 150 euro, fino alla Serie Bronze, 15 gare di gradinata 50 euro. I biancocerchiati inseriti appunto nel girone A, ma con grandi novità territoriali, le cinque squadre toscane fanno paura non solo per il valore sportivo, ma anche sul piano dell'aumento di spese per le trasferte. Nel mese di settembre giocano di seguito: dopo l'esordio casalingo, l'8 a Savona, terzo posto l'anno scorso, in panchina adesso è tornato Sandro Siciliano, il 15 in casa con il Prato, altra favorita di stagione, il 22 a Fossano, il 29 in casa con il Chieri, già affrontato in amica pochi giorni fa, una delle grandi del girone. Un bel tour de force, sulla carta la partita più abbordabile è quella contro gli altri neopromossi del Piemonte, il Fossano di Fabrizio Viassi, da giocare però in terra cuneese. Il DS dei verbanesi, Giovanni Serao, conferma il difficile approccio con la categoria. Certo che ci hanno confezionato un bell'inizio: savona fuori, prato e chieri in casa: nelle prime cinque uscite, mica sarà facile fare punti. Noi, però, sapevamo già che a una neopromossa nessuno fa sconti: come minimo, venderemo cara la pelle; come massimo, faremo qualche bella sorpresa ai nostri tifosi. Intanto reso noto anche il girone della Juniores a 16 squadre. Il Verbania, guidata da Matteo Sena, gioca contro Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Arconatese, Castellanzese, Inveruno, Legnano, Milano City, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado, ovvero 6 piemontesi, 5 lombarde e 5 liguri. Ed ora passiamo al campionato di eccellenza. Franco Filippetto ha seguito per noi l'allenamento dello Stresa. Stresa, scesa dalla Serie D, si appresta a affrontare questo campionato di eccellenza, di solito le squadre retrocesse sono sempre tra le favorite. Nel caso dello Stresa? Beh, eh, favorite, noi abbiamo dovuto eh, medicarci le ferite di un anno, eh, di un anno lungo e complicato, adesso però siamo fortunatamente caduti in piedi, la società ha comunque l'ambizione di, 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 di fare un campionato eh, da parte sinistra, dei primi 5-6 posti, anche perché il, il girone si è attrezzato molto bene. Sarà un girone di eccellenza molto, molto forte, almeno a oggi. Eh, e quindi non c'è grandissima pressione, c'è sicuramente la volontà di, di, fare, di fare bene. Ecco. La Rosa si è rafforzata. La Rosa sì, la Rosa sono contento, a parte che non abbiamo più la Juniores perché è stato l'anno scorso concedetelo un bagno di sangue anche lì perché abbiamo dovuto rifarla completamente. Eh, quindi la rosa mancano magari un paio di, di giovani che stiamo provando, adesso ce n'è qua uno in prova, ce ne saranno altri nei prossimi giorni, però la rosa è completa. Stresa abbiamo detto società neo-retrocessa, potrebbe essere tra le favorite di questo campionato di eccellenza? Ma favorita non credo, ci sono altre che hanno fatto squadre importanti, sicuramente vogliamo fare un campionato fatto bene di vertice e... Proveremo fino in fondo a dare filo dal torcere a chi ha fatto squadre quasi da Serie D. Ecco, diciamo che rispetto alla formazione dell'anno scorso ci sono stati degli innesti per la prossima stagione? Eh, certamente abbiamo dovuto ricomporre un po' tutto il puzzle, uh, viste le tante partenze i ragazzi che erano da fuori per la Serie D, il campionato di Eccellenza, un campionato con un mercato un pochino diverso, quindi abbiamo dovuto cambiare molto. Per il campionato? Precampionato, stiamo lavorando molto bene, intensamente con questa ottima struttura di Borgo Ticino e facciamo cinque amichevoli fino alla Coppa Italia di Baveno del primo settembre. Com'è lo spogliatoio, l'amalgama con i nuovi? Bene, eh, la società, il direttore, così hanno preso giocatori nuovi che si sono subito integrati bene nel gruppo e. Vediamo, adesso abbiamo appena iniziato, ci dobbiamo ancora conoscere bene, però pian piano arriviamo all'obiettivo. La corsa in montagna del VCO ai Castiglione sono un po' più soli, è mancato l'amico Dario Brega per tanti anni instancabile, organizzatore della più storica delle gare fidali in montagna locali, di recente rinominata Colombetti Forever che ha visto in nastri di partenza intere generazioni di specialisti provenienti da ogni parte d'Italia i funerali avranno luogo domani pomeriggio, mercoledì 14 agosto nella sua amata Castiglione e questa era l'ultima notizia per tutti gli aggiornamenti www.vcoazzurra.tv.it grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi